La psicosi, cioè, del Cosenza. Sì, perché poi quando gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, siamo riusciti a fare qualcosa in più di pressione, quello che si è lavorato su questo. Poi c'è stato un po' di nervosismo, di attesa. La cosa che noi è tutto l'anno che giochiamo, generalmente proprio giochiamo la squadra. E questa cosa qui un po' mi ha fatto riflettere, e quindi ho visto che poi sono sbloccati un po' tutti, ripeto, l'ultimo tratto della partita, questo non va bene, però ancora è tutto in discussione, questo con il gol, il 2-1, ancora tutto da giocare, e magari l'ultima partita può essere quella che può racchiudere un po' tutto, no? Di questo, con questo Cosenza-Trapani, questo incontro Cosenza-Trapani, perché questa telenovela veramente sta diventando una telenovela. Quindi credo che come ragazzi di prepararci bene in questo partito di ritorno, molto bene, molto. Bisogna essere diversi da quello che siamo stati anche stasera. Non siamo entrati in palla, non siamo entrati nella partita perché non eravamo preparati all'attesa, anzi, siamo sempre andati a prendere alti, solo che visto il ritmo di più di qualcuno era un pochino più diverso, dopo quando abbiamo avuto la prima occasione forse ci siamo impauriti e questo ha fatto sì che non siamo diventati aggressivi, però io come dico sempre ai ragazzi, ricordiamoci che l'unica cosa che serve è avere coraggio, e questo coraggio stasera non l'abbiamo avuto, è una cosa che mi fa veramente pensare, però poi ora ripeto, il 2-1 ci dà la possibilità di coglierlo un'altra volta come suggerimento, adesso bisogna essere bravi, la prossima partita non possiamo sbagliare assolutamente l'atteggiamento, il modo di essere. No, non è tattica, perché a livello tattico non credo che ci hanno messo, il gol si è venuto su rimpalli, i due gol che hanno fatto stasera, però ha avuto occasione, noi siamo stati bassi, non so, questa squadra qui non siamo mai stati aggressivi, a parte la partita in casa a Trapani dove sì, abbiamo perso, ma abbiamo perlomeno creato tantissime occasioni da gol. Invece in queste due partite non l'abbiamo fatto l'altra per un motivo, questa per un altro. Però adesso bisogna assolutamente interpretarla in maniera diversa. Ah, mi aspetto molto di più e quindi sarò anche nella valutazione, una scelta che farò, la farò in maniera un po' più netta anche di vedere chi ha proprio questa predisposizione di giocare come spesso si gioca. 5, lo devi sempre, mi sembra il minimo che si può dare è il 5. Ha scontato. Ci mancherebbe anche che non diano il 5. Ci vuole. No, non è che io dico sempre che è la squadra che deve essere la principale attrice della situazione. Noi siamo stati anche titubanti in alcune, soprattutto nella fase difensiva, ma siamo difesi bassi, generalmente bisogna stare alti. Infatti secondo tempo dopo 20 minuti siamo usciti a alzarsi. Questa cosa qui forse è la pressione che pensi di dover, perché devi vincere, ci posso mettere anche questa nel pensiero, no? Però bisogna togliersi dalla mente, liberarsi dalle nuvole e pensare veramente a pedalare e correre in maniera più efficace e con più produttività. Sì, noi abbiamo fatto una prestazione che come l'avevamo preparata, come volevamo fare. Questo non so se la testa o le gambe, però penso che abbiamo capito che non deve essere questa. Me lo auguro, veramente me lo auguro, perché non credo che così possiamo andare da nessuna parte, bisogna cambiare proprio modo di atteggiamento e allora forse avrò bisogno di mettere chi è più libero anche mentalmente, chi sta meglio, valuterò molto, però credo che cambierò, lo dico già in anticipo, senza tanti problemi, perché voglio gente che ha coraggio, voglio gente che gioca, come sa giocare, come lo fa con intensità, perché tanto, cioè, se, io sono sempre abituato, se devo perdere, voglio perdere osando, cercando, e questo non siamo riusciti a fare. Poi i motivi
possa essere molteplici, però dico, la preparazione alla partita non era quella che abbiamo preparato, perché questa è la verità, e quindi non va bene, e quindi i miei brevi tempi bisogna trovare. Mi conforta il fatto della reazione del gol, il 2-1, e da lì bisogna aggrapparsi a quella speranza lì, perché poi se riusciamo a giocare come sappiamo, penso che non c'è Cosenza che possa, anche se i risultati dicono il contrario, io credo che bisogna essere bravi in questo. Ora è il momento che bisogna tirar fuori veramente quello che sappiamo fare al massimo. Ti ho già parlato, non è che c'è un problema tattico, se lavoriamo in un modo e poi dopo l'interpretazione, per soggezione, per forse è diventata una psicosi veramente questo Cosenza, perché sennò è una roba assurda un atteggiamento che abbiamo contro una squadra che sì, è una buona squadra, ma insomma penso che abbiamo dei valori diversi se siamo liberi mentalmente, perché non è che ne mettiamo pressione dove è normale che bisogna fare un qualcosa di più nel modo, proprio nell'atteggiamento. Io credo che mi auguro che stasera abbiamo capito definitivamente. Sì, ci vuole un trapani totalmente diverso. L'ho già detto ai ragazzi. Sì, lei parlava anche di coraggio, però credo che forse oltre al coraggio ci vorrà qualcos'altro. Certo, ci vogliono tutte quelle componenti che abbiamo dimostrato di avere in tante volte, però in queste due partite qua, questa partita qua oggi non ci sono state, soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto una partita che non abbiamo preparato. Ma lei si sente tradito qualche volta da questo gruppo? Tradito no, però voglio di più. Calori cosa pensa di se stesso? Che c'è mercoledì la partita e dobbiamo cercare di vincerla in tutti i modi. Grazie mister.